Salve ragazzi, come state? Io sono Briller e oggi sono qui per parlare di come pronunciare il passato di verbi in inglese. E sto parlando soltanto di verbi regolari, perché ci sono molto irregolari passati in inglese, tipo go, went, take, took. Quindi se è un verbo irregolare nel passato, non c'entra in questo video. Questo video è per verbi regolari e la regola in inglese è semplicemente aggiungere ed nello spelling per mettere un verbo nel passato. Ad esempio, walk, walked, rent, rented, shave, shaved. Allora ragazzi, parliamo un attimo di una cosa per capire meglio questo video. Ci sono suoni in inglese che sono voiced e voiceless. Voiced vuol dire che c'è vibrazione nella gola quando lo stai dicendo. Ad esempio, b, g, d, j, v, z. Tutti questi suoni hanno vibrazione e quindi in inglese sono voiced. Dall'altra parte ci sono suoni voiceless, ovvero quando dici questi suoni non c'è vibrazione nella gola. Ad esempio, t, p, k, f, s, sh. In tutti questi suoni che ho appena fatto, la mia gola non ha vibrato nemmeno una volta, quindi tutti questi suoni sono voiceless. Bisogna capire questa cosa per capire meglio questo video. Voiced con vibrazione, voiceless, senza vibrazione. Ok ragazzi, quindi quando dobbiamo parlare della pronuncia dei verbi regolari nel passato ci sono tre gruppi: il gruppo T, il gruppo D e il gruppo ID. Se una parola finisce con un suono voiceless, dobbiamo prendere il consonante voiceless. T, T è voiceless, quindi se la parola finisce con un suono voiceless, mettiamo la T. Ad esempio, tap, tipo t, t, tap, tapped. P è voiceless, quindi prendiamo la T, che è anche voiceless. Oppure ask, asked, tipo K è voiceless, quindi la K T è voiceless. Avete capito? Anche tipo cook, K è voiceless, quindi cooked. Oppure crash, sh è voiceless, quindi crashed. Il secondo gruppo, come potete indovinare, è D. Quindi se il verbo finisce con un suono forte vocalizzato, D, D, c'è vibrazione, prendiamo la D come pronuncia del passato. Ad esempio, shave, la V è vocalizzato, quindi bisogna avere la D, non la T. Non diremmo shaved, diremmo shaved. La gola continua a vibrare, quindi ask, asked, shave, shaved, ok? Oppure clean, cleaned. La N è vocalizzata, quindi clean, cleaned. Damage, damaged. G è vocalizzato, quindi damaged. Cry, cried. Le vocali sono tutte vocalizzate, quindi cry, cried. Ok. Però ragazzi, c'è un'eccezione, il terzo gruppo. Se l'ultimo suono di un verbo è T o D, dobbiamo prendere ID. Quindi dobbiamo aggiungere una vocale E e poi D. Lo spelling è sempre ED, ma il suono è ID. Quindi ad esempio, invent, inventare, invented. Land, atterrare, landed. Hate, hated. Paint, painted. Quindi se il verbo finisce con T o D, prendiamo ID. Quindi ci sono tre gruppi, T, D, ID. Spero che abbiate capito quando usare quale gruppo. T, voiceless, D, voiced, ID, T o D come ultimo suono. Ok ragazzi, andate a dare un'occhiata sulla mia pagina Patreon, sulla mia pagina PayPal. È stato un piacere, ci vediamo alla prossima, un bacio a tutti. Peace!